quando si parla di coincidenze fortunate o sfortunate nella vita, si pensa sempre che ci sia nella nostra, nella vita di ogni giorno o di una qualche avventura vissuta in modo particolare nell'ambito di quella che è la società, l'ambiente in cui cresciamo, viviamo e andiamo a realizzare i nostri sogni, si parla sempre di fortuna, di un po' di fortuna, di qualche fortuna, di qualche coincidenza fortunata. Nella politica questo non esiste. Nella politica tutto è razionale, tutto è previsto, tutto calcolato e fa parte, molto spesso, le coincidenze fanno parte di un sistema ben preciso, anche molto, molto razionale e concertato tra persone che si conoscono, anche se magari fanno parte di opposizioni, eccetera. Mi viene in mente una storia un po' particolare che riguarda un certo Antonio Bisaglia, detto Tony a Rovigo. Era impiegato alla concessionaria Alfa Romeo, alle dipendenze di un certo Marietto Milani, questo negli anni 60. Questo Marietto Milani era un commerciante di materiali derivati dal petrolio, che a un certo momento sì, vendeva vernici, vendeva toluolo, xilolo, benzolo, è andato a finire in Sardegna per ampliare il suo commercio. Dopo qualche anno è stato, diciamo, introdotto, o è stato uno degli organizzatori dello scandalo di petrolio in Italia, che lo ha portato a incassare evidentemente centinaia di miliardi, al punto da permettersi di comprare la più grossa, il più grosso deposito di oli minerali a Marghera, a Costieri Alto Adriatico, che è stato poi al centro di uno scandalo, no, enorme, con risvolti processuali, che ha portato in galera un sacco di gente. Uno dei punti focali di questo scandalo, che si è sviluppato in tante regioni italiane, che ha interessato una ventina di procure per le sue conseguenze, che ha portato alla sbarra 300 imputati a un processo a Torino, dopo un lavoro di indagini portato avanti dalla Guardia di Finanza per anni, diciamo, a Torino sono stati portati alla sbarra 300 imputati, solo due erano giustificati, Andreotti e Tanassi, che diciamo era stato coinvolto come premier, Tanassi come ministro, sono stati assenti, giustificati, perché il Parlamento ha negato ai magistrati la possibilità di indagarli e di cosa c'entra Tony Bisaglia in questo? Tony Bisaglia è da ragioniere della concessionaria Alfa Romeo, è diventato assessore comunale a Rovigo, credo anche sindaco, è diventato parlamentare, è diventato fino a diventare ministro, è stato ministro dell'industria e evidentemente, non, almeno a me non risulta che avesse altri sponsor a Rovigo o in regione, era supportato, era un parlamentare della DC, della Democrazia Cristiana, ma sembra che fosse l'unico vero sponsor, fosse stato questo Marietto Milani, che poi è stato coinvolto nello scandalo di petrolio. Quando con l'avvento di Craxi c'è stata una spaccatura, una frammentazione nella politica italiana molto, molto secca, molto complicata, e con il manifestarsi sempre più evidente e cruento di questo scandalo che coinvolgeva soprattutto la DC, a parte che al contrabbando, ai risvolti del contrabbando, quindi a quello che è stato, diciamo, il risultato
pratico, finanziario, dei soldi che tutti si sono spartiti, sono stati coinvolti tutti i partiti, per me socialdemocratici, repubblicani, comunisti, socialisti, erano tutti coinvolti perché faceva parte, come è stato dimostrato, lo scandalo non ha coinvolto la DC o Andreotti, ha coinvolto tutto il sistema di governo dell'epoca. Quando sono state chieste le dimissioni, praticamente Tony Bisaglia, che era ministro dell'industria, è stato deciso che veniva allontanato dalla compagine di governo, lui ha cercato di tirare un pacco ai comunisti, perché ce l'aveva in particolare con il Partito Comunista, che aveva da parte di alcuni suoi componenti calcato la mano su questo coinvolgimento scandaloso e corrotto, su questo comportamento della Democrazia Cristiana. Ero ufficiale della Guardia di Finanza a Milano e un giorno mi è arrivato l'ordine di eseguire una perquisizione in una ditta di Lodi, che poi a sua volta era coinvolta nello scandalo dei petroli. Perché? Perché questa ditta di Lodi? Perché era una ditta che importava virgin nafta, benzina e prodotti petroliferi dalla Russia. Era risaputo che i comunisti, attraverso le importazioni dalla Russia o dai paesi dell'est, sia di bestiame che di altri prodotti, ma in particolare di petrolio, beccavano una tangente, no? E praticamente non c'era un motivo particolare per cui Tony Bisaglia, ministro dell'industria, desse ordine di andare a verificare, a scornare una ditta che praticamente faceva importazioni dalla Russia, se non questo motivo qui, per cui dice vabbè, noi abbiamo preso tangenti, prendiamo tangenti all'interno del sistema nostro italiano della distribuzione dei prodotti petroliferi, ma all'origine c'è anche l'importazione che, no, che permetteva questo contrabbando, c'è l'importazione dalla Russia sulla quale i comunisti, comunque, secondo quello che si diceva, beccavano la loro tangente. Io mi sono presentato al procuratore di Lodi per fare la perquisizione, avevo bisogno del mandato per andare nella villa del titolare di questa ditta. Episodio curioso, il procuratore guarda il mandato, legge il nominativo di quello che doveva essere perquisito allora e dice: ma mi dispiace, io non firmo questo mandato, questo qui è un mio amico, conosce una persona per bene, io non firmo, vada dal sostituto. Il sostituto in quel momento stava in tribunale, no? Parlando contro l'imputato, stava prendendo la sua requisitoria contro un imputato di un altro genere di reati, e praticamente mi firmò il mandato di perquisizione alla villa dopo un'ora. Quando io arrivai alla villa, per cui insieme a un gruppo di marescialli, non trovai neanche un francobollo, neanche niente. E questo signore, molto elegante, molto simpatico, no? E mi disse: ma comandante, dice, fate quello che volete, dice, io non ho nessuna cosa da nascondere, sono a posto, sono qua, là, eccetera. Poi tutto è stato dimostrato magari dopo il contrario, ma in quel momento lì lui mi disse: sì, è vero, dice, che noi, così parlando affabilmente, dice, noi dobbiamo, insomma, in qualche modo tacitare i comunisti con le importazioni dalla Russia, eccetera. Però si ricordi che con uno dei derivati, no, del petrolio, una delle percentuali di prodotti che si ricava dal petrolio è la cera. E io, dice, fornisco la cera all'80%
delle chiese italiane, le candele all'80% delle chiese italiane attraverso il Vaticano. Allora, questa era una coincidenza che io non immaginavo neanche, comunque mi faceva sorridere. Com'è andata con Toni Bisaglia? È andata che subito dopo si è dimesso, si è preso una bella vacanza. Dopo 15 giorni era a Portofino su uno yacht di un amico, no? E sdraiato sul ponte, scivolò e cadde da un'altezza, battendo la testa sul pavimento, no? Sul gradino della cosa, da un'altezza di 40 centimetri. Ma diciamo che soccorso, portato in ospedale dove è morto pochi minuti, poche ore dopo, senza riprendere conoscenza, gli fu riscontrato un trauma cranico come se fosse caduto da un'altezza di 4 metri. Rimase il sospetto e ancora non è stato e non è mai stato risolto, questo non è mai stato dato una risposta, se effettivamente fosse caduto da solo, se qualcuno l'avesse aiutato a cadere. Fatto sta che la figura di Toni Bisaglia scomparve così inopinatamente, in maniera così, no? E il fratello, che era prete, non si diede pace. Dopo 5-6 anni, dopo che la procura che aveva portato avanti le indagini sulla presunta, no, morte non naturale, non diretta di Toni Bisaglia, questo prete, fratello, cominciò a insistere, a portare avanti argomenti per che fosse riaperta l'indagine. Era teso, era preoccupato, era incadore lui, e in quel momento là c'era Papa Wojtyla che era in vacanze dalle parti di Agordo, dalle parti insomma dove lui andava, no? Amante della montagna, Papa Wojtyla è andato a fare una vacanza. Disse il prete, partendo da dove era anche lui ospite o era in vacanza, non ricordo bene se fosse parroco, partendo dalla con una bicicletta, no? Per andare a incontrare, perché avevo tenuto di parlare con Wojtyla per sollecitare una riapertura delle indagini, percorrendo il lungo lago di Cadore con la bicicletta, finì nel lago. Lo trovarono dopo qualche giorno con nelle tasche della tonaca alcuni sassi, morto annegato come il fratello. Dopo un anno o due anni, no, il segretario di Toni Bisaglia, quando era ministro, il suo portaborse, no, anche egli fu trovato annegato, no, in un lago, credo dalle parti in Toscana, e comunque anche in quel caso non era spiegato, anzi sembrava che anche lui avesse un qualche peso legato, non so, che fosse stato in qualche modo aiutato ad annegarsi, insomma, ecco. Che cosa si deduce da tutto questo? Che tutto, appunto, come dicevo in apertura, nella vita, in politica le coincidenze non sono mai fortuite, non sono mai casuali. Che cosa alla fine posso concludere io? Secondo me, siccome il Toni Bisaglia e qualcuno del suo entourage aveva molto probabilmente portato dei soldi in Svizzera derivati dallo scandalo dei petroli, da queste cose, tangenti che venivano smistate, divise e anche in un certo senso esportate illegalmente, come è stato dimostrato anche in altri casi concernenti quel periodo della politica italiana.
Molto probabilmente quel qualcuno che potrebbe aver aiutato Tony Bisaglia a morire, suo fratello a negare nel fiume, il segretario a negare nel coso, cercasse i libretti al portatore o la chiave per poter accedere a dei conti in Svizzera. Questa non è una cosa che si può riferire a un dato certo o a una storia, diciamo, verificata, però diciamo che molto probabilmente è abbastanza verosimile e anche dà una spiegazione di queste morti che non c'entravano niente con la politica, perché ormai Tony Bisaglia era uscito dalla scena da anni, ma a qualcuno invece importava quello che poteva essere stato la sua eredità, diciamo, no? E se questo, no, potesse essere verificato, assolutamente non è, diciamo, non è che si può andare a cercare senza avere un indizio preciso, senza avere dei documenti. Soprattutto a quell'epoca là non era possibile contattare la magistratura svizzera, perché tutte le cose, oltre che in quel paese, erano soggette a segreto bancario.